Ah, ecco, mo te sento bene. Voi non potete sapere, ovviamente, perché dice: ma che, il video è cominciato adesso? È mezz'ora che stiamo a provare a chiamarci. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati. Mi sembrava che ti fossi bloccato un'altra volta. Già mi stava a partire in bestemmione a 18 secondi, non mi sembra il caso. Ho pensato anche io la stessa cosa, se devo essere sincero. Ok, e io perché stavo a salutare, stavo a fare così con le mani, pensavo dicessi ciao, ben ritrovati, non l'hai fatto. Allora, questo Non me l'aspettavo. è un contenuto, ragazzi, molto particolare per chi ovviamente tifa una delle squadre che sta provando a lottare per prendersi la Champions, un posto in Champions League, Napoli escluso perché quello è un discorso a parte, comincia a salire la sudarella perché, come dicevamo in un altro contenuto, tra Lazio, seconda in classifica, e Atalanta, settima, ci sono solamente 6 punti di distacco con ancora 6 giornate piene da giocarsi. Ossia, tradotto, 18 punti ancora in palio, con un distacco di 6 Certo. punti tra seconda e settima. Lo ripetiamo. Chi ci andrà in Champions League? È un contenuto che già vi abbiamo portato per il precedente turno di Serie A. Togliamo, mettiamo, no, in archivio un'altra giornata giocata e vediamo quella che sarà la prossima giornata. Analizziamo il calendario di tutte quelle che stanno provando a lottare per la Champions e vediamo che cosa ne esce fuori. Ho fatto un'intro immensa, vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace su questo video se volete che questo contenuto venga riproposto per la prossima giornata, per quella ancora e via dicendo fino a che non ci saranno i verdetti definitivi. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati quando pubblichiamo qualcosa. Due canali di calcio, un canale extra calcio, ci abbiamo di tutto. Canali in info box o durante il video compariranno qui. Unica cosa, rapidamente, mentre schiarisco la voce perché ho parlato troppo, fate molta attenzione a quello che stiamo pubblicando sul terzo canale YouTube extra calcio perché stanno uscendo dei video folli. Proprio insieme al buon Fabio. Canali, tutti in info box o durante il video compariranno qui. Non mi ricordo se l'ho detto, lo ripeto per cosa. Io partirei rapidamente dalla settima posizione in classifica, dall'Atalanta. Leggo rapidamente il calendario e poi lo commentiamo, no? C'è stata Torino-Atalanta, l'Atalanta l'ha sfangata e ha vinto pure questa. Quella precedente era contro la Certo, Roma, quindi abbiamo già detto assolutamente. nel contenuto debito, abbiamo già detto, porca miseria. L'Atalanta nel giro delle 2 giornate si è rimessa pienamente in corsa per la Champions League, no? E da outsider, perché attualmente in classifica è quella che sta più indietro, chi lo sa quello che potrebbe combinare. Atalanta-Spezia, Atalanta-Juventus, Salernitana-Atalanta, Atalanta-Verona, Inter-Atalanta e Atalanta-Monza. Quindi delle 6 partite rimaste, comunque ci sono 2 big match, Inter e Juventus, no? Poi. Inter e Juventus che però gioca in casa, attenzione. C'hai ragione, non ci stavo a far caso. Di 6 partite che deve No, giocare l'Atalanta, Inter-Atalanta. 4. Sì, scusami, volevo dire no, perdonami, è stato un errore mio. Con la Juventus la gioca in casa, con l'Inter fuori, però se vai a vedere di 6 partite che deve giocare, solamente 2 sono fuori casa. Salernitana Inter, e appunto. Inter, poi Atalanta Spezia, Atalanta Juve, Atalanta Verona e Atalanta Monza sono partite che sì, no, che sì, il giocatore del Milan, anche se giocava l'Atalanta, le giocherà in casa. Può essere una variabile, sì, effettivamente c'hai ragione, ma la variabile più importante è che non gioca nessuna coppa, a dispetto anche di Inter e Juventus che se stanno a giocare qualcosa ancora, no, in termini di coppe, l'Inter ancora di più, pure una Certo. finale di Coppa Italia. E anche quella deve essere una variabile che va considerata, no? Per quello poi Sì, ma si. infatti l'Atalanta gioca contro 2 big, quindi ha 2 scontri diretti per il posto Champions, ma entrambe consumeranno energie per quanto riguarda le loro coppe, le loro rispettive coppe. O meglio, l'Inter più che altro è tutto da vedere perché giocherà contro il 28 di maggio, per cui può essere che il turno di Coppa è bello che è andato, per cui è tutto da vedere questo. Però diciamo che Atalanta-Juventus giocandosi questo fine settimana, la Juventus poi il giovedì ci avrà la semifinale d'andata di Coppa, per cui Io a quello mi riferivo soprattutto. chissà che la Juventus schieri poi tutti gli effettivi titolari, perché poi comunque è una partita importantissima, quasi della stessa importanza della semifinale della Coppa Europea. Non lo so, onestamente. So solo che l'Atalanta si può permettere di schierare i titolari a tutte le partite. La Juventus non so se lo può permettere contro l'Atalanta, così come poi.
Non lo so, forse anche la stessa Inter, poi non ricordo quando ci sarà ipoteticamente la finale de... no, ipoteticamente la finale Coppa Italia e ipoteticamente la finale dei Champions, però mi sa che stanno un po' più in là, forse a giugno addirittura. Guarda, se non mi sbaglio, la finale di Coppa Italia è il 24 maggio Ah, ok. e invece la finale dei Champions, non voglio dire una cavolata, ma forse il 10 giugno, A forse vado giugno, se una non roba ricordo avanti. male. Però tu capisci bene che l'Inter, che ha da poco giocato una finale di Coppa Italia, deve pure tirare un attimo il fiato. Cioè, anche quello, no? Perché poi Inter-Atalanta è il 28 maggio. Comunque, guardandolo adesso e togliendo il Torino, l'ultima giornata giocata, non è proprio facilissimissimo preso singolarmente. Ma ovviamente, quando andremo ad analizzare le altre squadre, È probabilmente quello. diremo quello è più difficoltoso, quello sì, quello di meno e via dicendo. Però insomma, due big match, il Monza che comunque l'abbiamo visto quello che sta a fare, il Verona che deve provare a salvarsi alle ultime giornate, sta Salernitana che ferma il Napoli e a destra e a sinistra comunque tante partite importanti con squadre più forti è riuscita a sfangarla. Quella più semplice è quella in casa con lo Spezia, però l'Atalanta sappiamo pure che certe volte gli pia il matto e magari la partita più facile per loro quest'anno, l'abbiamo visto, diventa la più difficile, chi lo sa. Questo è tutto da vedere perché con l'Atalanta non si può mai sapere, però se è l'Atalanta vista nelle ultime due partite che ha vinto contro Roma e Torino, Se sinceramente rimani a colazione. comincerei un pochino a preoccuparmi perché se tornano a giocare in una certa maniera l'Atalanta può essere veramente la mina pagante di queste ultime 6 partite. Roma, sesta posizione in classifica, Atalanta ovviamente 55 punti, la Roma c'ha 2 punti in più, sesta in classifica attualmente in Europa League, seppur poi Milan e Inter hanno sempre 57 punti come l'AS Roma. Però, dettagli, diciamo che sono sesti, che la Roma che siamo sesti in realtà, attualmente il calendario della Roma è il seguente, così cominciamo a fare anche qualche parallelo barra paragone con l'Atalanta, no? Ce la siamo sfangata col Milan, anzi a momenti la vinciamo, poi è successo quel che è successo, pazienza. Monza-Roma, Roma-Inter, qua ci stanno pure le coppe di mezzo che vanno considerate. Roma-Leverkusen, Bologna-Roma, Fabio. Leverkusen-Roma, Roma-Salernitana, Fiorentina-Roma, Roma-Spezia, si inserirebbero ulteriori partite, dovesse la Roma ovviamente, e me lo auguro, passare andando finale d'Europa Sì, League, perché è rimasta solo la quella finale poi d'Europa League ipoteticamente. dovrebbe, se non mi ricordo male, essere il 31 di maggio, però insomma, la parliamo comunque di un altro discorso Però che tra non è. Fiorentina Roma e Roma Spezia, quindi, eh? Sì, però non è il momento adatto per prendere questo discorso, No. anche perché ci stanno ancora 2 partite da giocare che saranno difficilissime a dire Te poco. le ripeto? Per quanto. No, più che altro, vabbè, il calendario della Roma, bene o male, me lo ricordo, però già così, già vederlo così, già con le coppe di mezzo, eccetera, mi sembra un pochino più complesso di quello dell'Atalanta. No, Non me ne molto, voglia, molto. Solo cioè, non me ne Roma-Spezia vogliate. all'ultima, che sempre se lo Spezia è salvo matematicamente o retrocesso matematicamente arrivati, no, prima dell'ultima giornata, perché se si dovesse giocare la salvezza all'ultima, manco quella sarebbe una partita facile. Però No, esatto, Monza-Roma, infatti è proprio quello. a noi so, big match, c'è stata Fiorentina, che ormai è da considerare un big match a pieno regime. A inizio anno, guardando come stava andando a male la Fiorentina, probabilmente no. Adesso è tornata la vera Fiorentina, quindi sì. Fiorentina-Roma e Roma-Inter, una in casa e una in trasferta. Però poi le altre, dicevo, sono partite con squadre più piccole, ma tutte le partite che Giochi in casa, sì, ma tutte cioè squadre che più stanno che più in le giocano loro in forma. casa, noi le giochiamo fuori e sono comunque squadre in forma, infatti il Monza, Monza-Roma, il Bologna, Bologna-Roma, Roma-Salernitana l'abbiamo detto prima per l'Atalanta, no? È comunque una squadra. Gioca la Salernitana con l'Atalanta. Ho letto. Sì, gioca con la Salernitana. Cioè, sì. seppur la giochiamo in casa, ma sta Salernitana, regà, ultimamente sta viaggià. Che ci sta qua? Certo. Con le coppe di mezzo, che ci state facile a sto calendario? No, 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 Niente! per la Roma non c'è nulla di semplice in questo calendario. Sono 6 giornate di fuoco e comunque già prendendo un punto contro il Milan, per carità, ripensando a tutto quello che è sempre punto buono perché lo fai contro il Milan. Dobbiamo vedere però quello che succede sia contro il Monza e contro l'Inter, per cui Sì, dobbiamo guardare perché con innanzitutto a quelle queste dopo due paia. partite ravvicinatissime. Lo so. Intanto guarda queste due. Poi purtroppo, no, purtroppo nel senso anche per fortuna, c'è di mezzo una semifinale di Europa League, per cui
Intanto ragiona passo per passo, fatte queste due partite e poi pensa all'Europa League, poi si ripensa al campionato. Purtroppo noi Roma non possiamo fare diversamente. Non c'è paragone tra il calendario dell'Atalanta e quello della Roma. Se consideriamo anche le No. coppe, che è un valore in più, no? Cioè, seppur l'Atalanta ha 2 punti in meno della Roma, guardando il calendario mi verrebbe da dire, c'hanno più probabilità loro. Poi, quinta in classifica, il Milan, sempre 57 punti, come la Roma, però vengono riportati quinti. Eccovi il calendario del Milan. Innanzitutto c'è nell'infrasettimanale Milan-Cremonese. E questa dovrebbe Sì. essere una partita abbordabilissima, no? Per i rossoneri, la Certo. Cremonese che non c'ha più nulla da dire e via dicendo. Seppur continuano ad onorare quello che è il campionato, lo abbiamo visto anche nell'ultima, no? Contro il Verona. Milan-Lazio, Milan-Inter di Champions League semifinale, Spezia-Milan, con lo Spezia che se potrebbe giocare qualcosa di pesante, no? Se giocherà sicuramente ancora, arrivati a Sicuramente. quel punto, qualcosa di importante in ottica salvezza. Inter Milan, il ritorno, Milan Sampdoria, partita sulla carta facilissima, Juve Milan penultima di Serie A e Milan Verona all'ultima. Stesso discorso che abbiamo fatto con noi all'ultima giornata. Se il Verona all'ultima si sta a giocare la salvezza, potrebbe diventare una Certo. partita trappola. Se matematicamente il Verona è salvo o retrocesso, allora quello sarebbe un altro discorso, no? Diventa più facile per i Assolutamente. rossoneri. Big match, Milan Lazio. Qua io non considero ovviamente Milan-Inter, Inter-Milan de Coppa, ma considerate la No. Coppa. E Juventus-Milan, ragazzi. Poi per il resto, Cremonese, Spezia, Sampdoria e Verona sono partite sulla carta per il Milan abbordabilissime. Oh, gioca con le ultime quattro della classifica. Ragazzi, cioè, Precise, proprio le ultime capite? quattro, cioè quindi il Attuali. Milan su 6 partite c'ha 4 contro cui giocherà, che sono le ultime quattro della classifica, per cui sotto quel profilo non gli poteva dire meglio. Esatto. E poi c'ha 2 big match, ma se vai a guardare nelle ultime 6, tutte hanno almeno 2 big match tra di loro. Per cui diciamo che forse a sto punto il Milan è una di quelle che può avere un calendario un pochino più agevole. Guardandolo adesso sì, Guardando la serie, però aspetta, guardando solo ed esclusivamente la Serie A, perché poi se ci mentre c'è metti di di mezzo mezzo le coppe, Juve, insomma, cioè vattela a però giocare Milan-Lazio c'hanno prima di messo modo, Milan-Inter, vatta a giocare Spezia lo Milan dopo so, aver giocato Milan-Inter e già stai a pensare a Inter-Milan nella partita di ritorno, poi c'è lo so, sono Milan-Sampdoria, cioè. d'accordo, però c'hanno tempo e modo eventualmente di poter assorbire e recuperare un pochino di energie, Sì. cioè già da come sembra nell'infrasettimanale cambierà praticamente mezzo Milan, forse anche tutto, per Sì, l'ho cui sentito. Milan diciamo Cremonese, che vabbè, fa bene Pioli, giustamente. Che può fare? se non sfrutti queste occasioni, cioè Certo. avrò capito, c'hai l'opportunità di poter dar fiato ai giocatori titolari e di mettere quei calciatori che sono stati meno utilizzati durante l'anno. Certo. Se proprio poi le cose si mettono male, fai sempre in tempo a buttare dentro a una mezz'ora dalla fine, pure 35 minuti, quelli che sono i titolari, Leao, anche Giroud, chi perché per loro? con i 5 cambi ormai praticamente cambi mezza squadra, a voglia te a sistemare la situazione. Ok, diciamo che il Milan io lo inserisco, l'Atalanta continuo, anche perché non c'ha le coppe, per me continua ad essere la più facile. Il Milan subito sopra l'Atalanta e la Roma sopra il Milan io la metterei, non lo so se parlando di Serie A, perché poi a parità de coppe ovviamente le energie si sprecano allo stesso modo. Più difficile quello della Roma secondo me rispetto a quello del Milan, sarai d'accordo con me? Al momento, sì, al momento sì, cioè secondo me tra le tre, per il momento la classifica recita Atalanta-Milan-Roma, Sì, per assolutamente. adesso, beh, mo vediamo le altre tre. Inter 57 punti, attualmente li riporta quarti in Champions, ma non lo considerate perché tanto a classifica giornata la 32esima non conta niente, ragazzi, è a fine della 38esima che si vede ipoteticamente a parità dei punti quello che potrebbe succedere. Comunque, Inter 57 punti, il calendario dell'Inter è questo. Verona-Inter, che avviene adesso nel periodo, diciamo, in cui comunque il Verona sta affrontando un buon momento e vuole provare a salvarsi, no? Sembra ci stia riuscendo, sembra ci potrebbe riuscire, però l'Inter sta a pallettoni perché ha appena battuto la Lazio, big match pazzesco. Sì. Quindi Verona-Inter, Roma-Inter, Milan-Inter de Coppa Champions League, Inter-Sassuolo, Inter-Milan di Champions, Napoli-Inter, con il Napoli che sarà già campione d'Italia e stracampione d'Italia, però pur sempre se vorranno giocare la loro partita, Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia, quindi
Questa è un'ulteriore variabile che dobbiamo considerare per l'unica squadra, perché per la Fiorentina non si parla di lotta alla Champions, no? Quindi l'Inter ha anche un'ulteriore partita, che è pur sempre un'altra finale, ovviamente. Inter-Atalanta e Torino-Inter. Cioè, guardando pure il calendario dell'Inter, insomma, mi sembra una bella botta tra capo e collo. Forse, i big match sono Roma-Inter, vabbè, Inter-Milan, Napoli, Atalanta e Torino. Mi sembra forse addirittura più difficile di quello della Roma. Sì, è più difficile questo dell'Inter, ma per il semplice fatto che c'ha già per certo una partita in più rispetto alla Roma, che è la finale di Coppa Italia, che se va a mettere in mezzo tra il Napoli in trasferta e l'Atalanta a Milano. Cioè, capisci che Ma pure il tutti in Torino una serie. all'ultima, secondo me, non è facile, non è facilissima, No, poi. non è facile, però tu devi pensare che ci avresti in quel caso tempo e modo per poter preparare la partita, perché Inter-Atalanta e Torino-Inter si giocano a una settimana di distanza l'una dall'altra. Il problema, secondo me, è quel trittico tra Napoli-Inter, Fiorentina-Inter e Inter-Atalanta. Quello è il vero problema, secondo me, se Sì, noi andiamo a perché vedere allora Milan. sì, fermate. Roma-Inter, prima de Milan-Inter, de Champions League de andata. Poi Inter-Sassuolo dopo aver giocato Milan-Inter d'andata e poi devi pensare al ritorno. E dopo il ritorno che sai se sei uscito o se vai in finale c'hai il Napoli in casa loro. E poi c'è la No, finale di Coppa Italia con la Fiorentina. Fa ma il calendario dell'Inter proibitivo, proibitivo. visto così è veramente assurdo. È di una complessità veramente quasi massima. Però te posso dire. Voglio spezzare una lancia in favore dell'Inter. Lo stato psicologico riacquisito in questo determinato periodo storico forse li può aiutare, secondo me. Seppur hanno il calendario finora tra quelle che abbiamo analizzato più difficile in assoluto, quel qualcosa in più lo possono prendere dalla mentalità. Te faccio un nome, Lukaku. Sì. Mamma Non mia. aggiungo altro. Vediamo, staremo a vedere poi quel che accadrà. Juventus, ovviamente attualmente terza in classifica con 60 punti, 4 partite, 3 sconfitte in pareggio, le ultime. Questo è il calendario dei bianconeri. Allora c'è Juventus-Lecce, Atalanta-Juventus, e qui ribadiamo, ragazzi, queste 6 squadre che abbiamo nominato, che stiamo nominando, tra di loro nelle ultime se beccano tutte. Ci stanno tutte partite in cui giocano tra di loro, è incredibile. Juve-Lecce, Atalanta-Juve, Juve-Siviglia ovviamente di Europa League, Juve-Cremonese, Siviglia-Juventus in ritorno, Empoli-Juventus, Juve-Milan, Udinese-Juve. Anche la Juve ha due big match con due squadre dirette concorrenti per la Champions League, quindi bene o male sotto questo punto di vista tutte equilibrate, però per quanto possa avere le coppe comunque c'hai Lecce, Cremonese, Empoli e Udinese. Non mi sembra un calendario all'altezza a livello di difficoltà di quello dell'Inter, assolutamente no. Cioè, possiamo dire abbordabili quelle che hai appena citato, perché obiettivamente Lecce, Empoli e Udinese, anche la Cremonese, mi sembrano squadre che possono essere tranquillamente battute dalla Juventus. Certo. Anche se la Juventus in questo momento forse farebbe difficoltà pure con la Cremonese ultima, o comunque pure con una squadra un pochino più blanda, Anche quello è perché comunque vero. abbiamo visto la Juventus nelle ultime quattro non ne vince una, Sì, cioè ha tre sconfitte consecutive e un pareggio. vero. Per cui facciamo attenzione a dire che per la Juventus può essere un calendario facile. Io parlo Certo, di carta, sulla sulla carta. carta, a parità di situazione con Milan e Roma, perché l'Inter ha sicuramente un calendario più difficile, però a parità di Milan e Roma possiamo dire che pure la Juventus gioca le coppe. E forse se va a mettere in mezzo tra un calendario del Milan e un calendario della Roma? Non lo so, forse dietro Milan e Roma, secondo me, forse è quello leggermente più facile rispetto. Addirittura più facile. Milan, se guardi solo la Serie A, c'ha 4 partite contro le ultime 4? E stiamo là allora, a livello del Milan, però noi più difficile. Sì. Noi molto più L'Inter la più difficile, non ho capito difficile in perché l'hai assoluto è la menzionata Roma la Roma. presso. L'Inter è la più difficile in assoluto della Roma presso, su questo non c'è Milan e Juve dubbio. diciamo che Poi stanno là, Milan e Juve diciamo che se la possono stanno là a battere livello di quanto difficoltà di cambia, dai, calendario. certo, Assolutamente. assolutamente. E comunque, Atalanta-Juve,
Poi Juve-Siviglia, però poi c'è Juve-Cremonese per respirare, e questo è importante perché poi ovviamente subito dopo c'è Siviglia-Juventus e poi c'è l'Empoli, seppur in trasferta, però ecco, sono meglio amalgamati, forse per livello di difficoltà, quelli che sono gli scontri successivi, perché c'hai partite con la partita europea subito dopo che ti permettono di respirare, no? Quindi è più Esatto, gestibile per è Allegri, che è più un buon gestibile. gestore, forse questo è il più facile rispetto al Milan e ovviamente rispetto alla Roma. No, però aspetta. Rispetto alla Roma, Aspetta, aspetta, sì, aspetta, forse. fermate. Milan-Lazio, Milan-Inter, Spezia-Milan, però lo Spezia si sta a giocare qualcosa di pesante. Inter-Milan, Milan-Samp. Quindi pure il Milan può respirare, tra virgolette, può Sì, permettersi di sì, sì. fare quello che può fare la Juventus contro la Cremonese, che però è già retrocessa, e contro l'Empoli, che è più tranquilla. Ok? Sì, però comunque il Milan deve giocare una semifinale di Champions contro l'Inter, è una partita doppiamente complessa secondo me, Sì, sotto vabbè, quel la Juve profilo. c'ha l'Europa League, però dici, non si può paragonare una semifinale con Siviglia e una semifinale con l'Inter, no? Per il peso, su quello sono d'accordo. Non voglio mancare rispetto a nessuno, ma credo che la partita più difficile ce l'abbia il Milan. Per cui a parità di condizione, se dobbiamo pure considerare le coppe in questo tour de force, forse le dico che il Milan, per quanto sia che c'ha quattro delle ultime da affrontare nelle ultime sei, forse considerata anche la Coppa Europea, è un pochino più complesso, poco poco, ma Fatecelo sapere per me nei stavo commenti. là, stavo là. Manca solo la Lazio, che attualmente sembra quella più tranquilla, ma fate attenzione perché insomma la Lazio perde le ultime due e ripetiamo, dalla settima alla seconda ci stanno sei lunghezze, non mi sembrano così tante, eh? Dal quinto al secondo ci stanno 4 punti, eh? Non mi sembrano così tanti a 6 giornate dal termine. Il calendario della No, ma anche Lazio perché, scusami se ti interrompo, se ripensiamo a 2 giornate fa, tra Atalanta e Lazio c'erano 12 punti. Eh sì, gliel'hai recuperati, è ovvio. Poi l'Atalanta Capisci? ha Cioè, vinto due l'Atalanta, scontri diretti. ultime due vince, la Lazio Ma è contemporaneamente perde, quello. quindi il distacco si dimezza È in due quello. giornate, da 12 a 6. È quello. Allora, la Lazio c'ha il Sassuolo in casa, Milan-Lazio, Lazio-Lecce, senza coppe, Udinese-Lazio, Lazio-Cremonese, Empoli-Lazio. Mi sembra un calendario comunque abbordabile, La seppur the big Lazio match c'ha solamente il Milan. c'ha il calendario più facile insieme a quello dell'Atalanta, ma forse anche più facile. Lazio-Sassuolo, ripeto, Milan-Lazio senza coppe, Lazio-Lecce, Udinese-Lazio, Lazio-Cremonese, Empoli-Lazio, cioè No, va più proprio in facile discesa questo nelle della ultime Lazio. quattro. Secondo me addirittura è molto più facile di quello dell'Atalanta. Non mi Guarda, ricordo che avevamo molto più facile detto, no. non mi Molto più ricordo che facile no, avevamo perché detto prima dell'ultimo turno di Serie A, perché l'avevamo già analizzato, però analizzandolo così, c'hai solo un big match, le ultime quattro soprattutto vai proprio in discesa, secondo me. dovresti andare abbastanza facile, sì, esatto. Poi c'hai tempo e modo di poter preparare una partita una volta a settimana. L'Atalanta c'ha Inter e Comunque, Juve, Fabio, no, è il più l'Atalanta c'ha facile. Inter e Juve, però ho detto l'Atalanta c'ha 4 partite in casa su 6. Sì, però secondo me è più facile quello della Lazio, onestamente. Sì, anche per me dico la stessa cosa, anche perché Lazio. anche per me il calendario della Lazio è più facile, ha subito appresso quello dell'Atalanta. Bravo. Poi a pari merito, Milan-Juve. probabilmente deve tagliare la testa al toro Milan, Juventus, Roma, Inter. Esatto, sono d'accordo con te, assolutamente. Su Milan e Juventus, ragazzi, è veramente difficile estrapolare esattamente, pur se uno facesse un lavoro in termini di coefficiente, se usasse un algoritmo, è difficilissimo venirne a capo, però bene o male il livello di difficoltà è simile. Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto te, bene o male Sì. questo è, però la Lazio ha quei punticini che può difendere per prendersi la Champions League. Ricordiamo di queste 6 squadre che ci stanno disponibili altri 3 posti Champions, quindi 3 dentro, 3 fuori, tra virgolette, perché poi ovviamente 2 si prendono l'Europa League e una si prenderà la Conference. Assolutamente, assolutamente sì. Coppe permettendo, perché ricordiamolo, le coppe Sì, se europee vinci le coppe europee, ovvio, stravolgono. possono cambiare, stravolgere un pochino tutta quanta la situazione. La vostra qui sotto nei commenti, che cosa ne pensate per il livello di difficoltà, chi andrà in Champions League e via dicendo. Vi ringraziamo per la visione. Hashtag ci sono se siete arrivati fino a questo punto del video. Ringrazio il buon Fabio e come Grazie a sempre tutti voi. ci vediamo alla prossima. Bravo, Con un nuovo video. Ciao ragazzi. hai capito. Ciao!